Molto contento di essere qui con Luca Bonaretti, che ci è venuto a incontrare al nostro evento in cui abbiamo avuto l'onore di avere Avecto fino a, per la prima volta in Italia. Sono venuti in forze e con il nuovo brand Bomgard che ha acquisito Avecto. Ti ha spaventato un po' la cosa, Luca? Bah, spaventato no, intanto ti ringrazio per l'invito, sicuramente molto apprezzato. Spaventato no, anche perché Avecto è una soluzione che conosco da qualche anno ormai e sono molto contento e di conseguenza non mi ha sicuramente spaventato. Anzi, molto interessante perché comunque ha confermato quello che Avecto è stato e sarà anche in futuro, in aggiunta anche a tutta quella componente che ha aggiunto anche appunto l'acquisizione di Bomgard, la parte appunto della gestione passo, del processo amministrativo che sicuramente sarà interessante e dovremo approfondire penso in futuro. Qualcuno in sala ha detto che era un'esigenza, mancava la soluzione, perché le credenziali degli amministratori alla fine sono le credenziali più importanti. E immagina 5, 10, 15 IT admin con a testa 50, 60 passo da cambiare, no, ingestibile. Sì, Veramente curioso. sono assolutamente d'accordo, anche perché è un discorso che abbiamo ripreso anche in qualche intervento in precedenza. E in realtà, una volta che abbiamo protetto tutti quelli che sono i server, che abbiamo virtualizzato le postazioni di lavoro, la parte che rimane fuori è proprio gli endpoint. E guarda caso, di questi endpoint sono proprio quelli degli amministratori, quindi degli IT, io per primo. Così come il direttore generale che tu accennavi durante la presentazione di oggi, sì, sono personaggi questi che hanno accesso elevato, vogliono avere un accesso elevato, ma al tempo stesso io non posso da questo prescindere dalla mia sicurezza aziendale. E quindi c'era bisogno di una soluzione che coniugasse le due cose insieme. Beh, insomma, un'azienda che adesso poi, come ci hanno detto, avendo acquisito anche BeyondTrust, cambierà nome, si chiamerà BeyondTrust perché è un brand di una popolarità incredibile, magari in altri mercati, non in Italia, però hanno scelto di usare quel nome per tutte le quattro aziende che hanno fuso insieme, quindi, però ci hanno rassicurato che DefendPoint rimane quello perché per loro è la punta di diamante dell'endpoint security. Ti ha convinto la presentazione di Serrano, questa presentazione? Cosa ti ha trasmesso questa azienda? Che tipo di idea ti trasmette di azienda? Beh, come aziende penso che abbiano le idee molto chiare. Anche la mossa di acquisizione delle altre aziende che hanno appunto portato sotto il loro cappello la dice lunga. Per dire. È chiaro che una mossa anche commerciale di questo tipo ha un progetto in futuro molto ben delineato. Quindi sicuramente dovessi scegliere fra un vario palinsesto di aziende, sicuramente questa è una che trasmette fiducia, se non altro. Perché comunque si vede che ha le idee molto chiare, Anavisio, ha la sì. visione, ma anche proiettata molto in avanti Molto in anche. avanti, penso che non abbiano concorrenti. Attualmente Fatto. probabilmente Grazie ancora Luca Bonaretti di Cofma per essere qua, per farvi chiacchierare con noi. State sul nostro canale YouTube, su CyberLabIT, mi sa che ne vedremo delle belle anche con Bomgard e BeyondTrust. grazie. Ciao, grazie. Server Lab.